Il 2019 DC si concentra soprattutto sulla prima fascia di mercato. Dopo aver rinnovato completamente nelle scorse stagioni le serie Magis e Riviera, è ora infatti la volta di una completa ridefinizione della propria gamma di primo accesso. Si chiama Horn, va a rimpiazzare la vecchia serie Elliot ed è la nuova proposta alla base del catalogo della casa toscana. Una rivoluzione globale che parte già dalle caratteristiche strutturali, con la possibilità di scelta ora per tutti i modelli tra la meccanica di base Ford Transit e quella del Fiat Ducato, e una larghezza della scocca che passa da 231 a 235 cm, 4 cm in più che si riflettono in modo incisivo nei riguardi dell'abitabilità interna, in special modo per quanto riguarda la fruibilità della zona cucina. Anche in questa gamma si riflettono poi i concetti costruttivi del resto della produzione CE, con scocca XPS Evo priva di legno e mobilio con concetto Respira, finalizzato all'ottimizzazione della circolazione d'aria e, di conseguenza, all'ottimale climatizzazione invernale. Nuovo anche l'arredo interno, a partire dal pavimento di elegante stile nautico, per proseguire con l'inedito mobilio dell'essenza chiara con inserti beige e ante bombate. Rivisto anche il concetto di illuminazione con strisce LED a soffitto e rinnovati in particolare i piani di tavolo e cucina in laminato. Proprio la cucina vede l'adozione di nuovi cassetti e cestoni più capienti e di un raffinato rivestimento a parete che circonda la finestra. I letti fissi, infine, beneficiano di un'attestata in ecopelle e tessuto. Importanti poi le dotazioni di serie che prevedono climatizzatore, doppio airbag, cruise control, porta finestrata con zanzariera scorrevole, open sky sui profilati e, per quanto riguarda la meccanica Ford Transit, anche ESP e radio Bluetooth con comandi al volante. La nuova gamma Horn si presenta anche ricca di nuove varianti. Tra i mansardati si segnala il modello 79, che si distingue per la presenza di due letti matrimoniali sovrapposti in coda con gavone a volume variabile, il tutto in una lunghezza contenuta entro i 7 metri. Una disposizione questa che in verità non è inedita per CE, avendo già fatto il suo esordio nel catalogo al recente Salone Turismo Outdoor di Parma con il modello Elliot 95M Special Edition. Novità importante ed esclusiva, invece, e tendenzialmente rivolta in primis all'utenza sportiva, è poi l'inedito Horn 90, come il resto della gamma disponibile sia su Ford Transit sia su Fiat Ducato, ma caratterizzato per un garage posteriore di grandi dimensioni. Adatto anche al trasporto di moto da cross, kart o quad, questo vano ha una portata di ben 350 kg. L'allestimento interno dell'abitacolo si completa con toilette dotata di doccia separata, cucina L con frigo a colonna e soggiorno con semidinetta L e sedile laterale. Per quanto riguarda i semi-integrali, tutti dotati di letto basculante ad azionamento elettrico, tra le novità proposte per la nuova stagione è da segnalare il 67 XT, che propone la camera padronale posteriore con letto centrale ad altezza variabile con tecnologia FlexSpace e la Tigua Toilette passante articolata in locali indipendenti per zona bagno e box doccia, ma soprattutto una zona living anteriore con dinette a divani contrapposti, cosiddetta face to face. Una delle tendenze che sembrano prevalere per l'attuale stagione commerciale è che equipaggia anche altre due novità della gamma Horn: i profilati 61 XT con letto centrale in meno di 7 metri e l'87 XT con letti gemelli e una lunghezza di 745 cm. Altra novità è rappresentata dal più compatto 63 XT, un profilato che vanta la zona notte posteriore con letto centrale in unione con la toilette in locali indipendenti. E non rinuncia a offrire la cucina completa di frigorifero grande, oltre a un soggiorno con semidinetta L e sedile contrapposto, il tutto però in una lunghezza inferiore ai 7 metri. La gamma Magis vede alcune modifiche di dettaglio, come l'adozione di nuovo pavimento e l'allargamento dei blocchi cucina. La gamma Riviera, oltre alla conferma dell'offerta nella sua globalità, composta da due mansardati e 5 profilati, vede l'introduzione di un nuovo allestimento opzionale Elite, che prevede tappezzerine e copelle, antenna satellitare teleco con TV LCD da 19 pollici, tubazioni esterne e serbatoio di raccolta riscaldati, gavone laterale nelle bandelle, oscuranti plissettati in cabina e, per quanto riguarda la meccanica di base Fiat Ducato, l'adozione di serie di cerchia in lega da 16 pollici, radio con navigatore e comandi a volante e soprattutto ESP con Traction Plus. Rivoluzionata infine la gamma di van Kiros, confermati nelle varianti con l'eccezione del Kiros 3, ma ora con un arredo interno completamente rinnovato nel design e nelle colorazioni. In particolare, da segnalare la finestra dinette maggiorata, ora con larghezza di 90 mm, racchiusa internamente da un elegante pannello imbottito con scuro plissettato, il tavolo con spessore maggiorato,
una botola di stivaggio a pavimento, la presa USB, la cucina con profili stondati e cassettone d'apertura totale e il pensile con profilo a LED. Questo allestimento, base unico per tutti i modelli, ha però la possibilità di essere fornito nella variante Elite che prevede, tra l'altro, il piano cucina in pietra acrilica con coprilavello asportabile a formare un piano di lavoro aggiuntivo, un vano chiuso sopra la cabina guida, antepensile in laminato lucido, bordo metacrilato sulla parte esterna del pensile cucina e, in particolare, un tavolo multifunzione a libro capace, in viaggio, di ripiegarsi in senso longitudinale per offrire maggior spazio ai passeggeri.